Allora, se no, siamo stessi d'accordo, poi magari siamo malati. Guarda, di tutto, di più, c'è una cosa che fa la persona con 60 che mi sta quindi il tema è il lavoro. Il tema dei temi. Mi sentite? Ok. Allora, buonasera a tutti, siamo arrivati al quarto appuntamento promosso da Stazione Garibaldi e stasera siamo insieme ai nostri ospiti per affrontare un tema di grande attualità e di grande interesse pubblico. Oggi parleremo di transizione sociale, di reddito di cittadinanza, dei nuovi scenari nella deindustrializzazione. E lo faremo con il prezioso e autorevole contributo dell'onorevole Piero Comandini, consigliere regionale del Partito Democratico, con Gabriele Boi, funzionario amministrativo dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, con Giuseppe De Sena, assessore alla cultura e alla pubblica istruzione nella giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru, già assessore provinciale al lavoro, e con Tonino Lau, ex sindaco di Orzai e attualmente presidente del comitato INPS di Nuoro e dell'Ogliastra. Intanto vi ringrazio a nome di tutti per aver accolto il nostro invito e ringrazio anche tutti voi qua presenti e anche chi ci sta seguendo da casa in diretta a Facebook nella pagina della redazione Cronache Nuoresi, che potranno partecipare al nostro confronto anche facendo domande in diretta, in modo tale che questo sia un confronto quanto più partecipato e inclusivo possibile. Un confronto che vorremmo affrontare con lo spirito che contraddistingue Stazione Garibaldi, attraverso un ragionamento che sia quanto più aperto possibile e che oggi non riguarda solo la città di Nuoro, ma tutta la Sardegna e non solo. E ritengo che questo più di altri possa rappresentare un argomento che merita da parte di tutti noi un dibattito serio, un dibattito responsabile e soprattutto senza pregiudizi. Il titolo di questo incontro racchiude in sé tutta l'importanza, la contemporaneità e anche la complessità di questo tema che ci apprestiamo a trattare stasera e che tocca ambiti strettamente legati agli scenari del lavoro, alle politiche del reddito minimo e alla deindustrializzazione, appunto, come vi anticipavo, tutti i temi che hanno fortemente e inevitabilmente condizionato i rapporti tra quella che è la dimensione economica, politica e culturale della nostra società e nel contempo aprono anche diverse strade in una prospettiva di lavoro completamente nuova. Si tratta di un argomento, come ben tutti sappiamo, al centro del dibattito pubblico e in un momento che in qualche modo vede il nostro paese vivere ed affrontare una crisi senza precedenti, in un contesto anche nel quale in qualche modo si è lavorato per introdurre misure di sostegno, quindi per contrastare la povertà e facilitare anche il reinserimento lavorativo. Tuttavia le espressioni a noi molto note, comuni, come reddito di cittadinanza, reddito minimo, reddito di partecipazione, addirittura reddito di dignità, sono entrate a pieno titolo nella discussione pubblica, sicuramente complice il loro intrecciarsi con il grande problema dell'emergenza della povertà, ma anche la loro centralità all'interno delle politiche pubbliche del welfare, con il rischio però allo stesso tempo che questi termini diventino nel contempo dei luoghi comuni lessicali, così tanto menzionati, ma mai realmente approfonditi e comunque spiegati in tutte le loro sfaccettature.
Ed è vero infatti che se per molti il reddito di cittadinanza appare un errore, un vero e proprio errore, con troppi effetti collaterali, considerato addirittura spesso un incentivo al non lavoro, dall'altro appare un'occasione mancata, cui ora si cerca di mettere un po' le toppe, mentre altri ancora probabilmente sono del parere che sia opportuno e necessario ristrutturare e in qualche modo riprogettare completamente le stesse misure. In ogni caso, dall'insieme di tutte queste criticità deriva l'impatto che è piuttosto deludente, passatemi il termine, del reddito di cittadinanza sul mercato dell'occupazione, dove in qualche modo sembrerebbe che l'effetto di scoraggiamento al lavoro superi l'impatto positivo. Questo è un dato che non possiamo certo non affrontare stasera. E stiamo parlando di una situazione fotografata anche dagli ultimi dati Istat che evidenziano da diverse angolazioni criticità radicali a partire intanto dall'impoverimento della struttura demografica, dalla perdita di circa 945.000 posti di lavoro nell'anno della pandemia. Anche questo è un aspetto che possiamo affrontare perché sicuramente è stato determinante in questo momento, e da ultimo la presenza importante di imprese che sono strutturalmente a rischio e che ritengono di non riuscire probabilmente ad aprire i battenti alla ripresa delle proprie attività. Quindi, come dicevo, la pandemia probabilmente ha fatto da acceleratore a questo processo che era già avviato in qualche modo ed era già in corso e che ha rivoluzionato completamente il mondo del lavoro. E in ogni caso siamo di fronte a una situazione che ci obbliga ad aprire un'analisi, un ragionamento, una riflessione importante sulla individuazione anche di quelle che saranno le strategie urgenti per in qualche modo uscire da questa situazione di stallo, anche perché gli esiti che affiorano in merito sono sempre più preoccupanti. E allora proviamo a partire proprio da questo aspetto e vorrei iniziare a farlo proprio con l'aiuto dell'onorevole Piero Comandini, che è qui accanto a me, e, partendo da questo presupposto, onorevole, che ciascuno di noi probabilmente concorda sul fatto che servono realmente nuovi modelli per rigenerare l'economia, e siamo di fronte a una sfida di rilancio del mercato del lavoro e ci costringe in qualche modo a gestire contemporaneamente un'inevitabile fase di trasformazione, di totale cambiamento, da cui possibilmente dobbiamo cercare di non uscirne schiacciati, dimostrando anche di essere capaci di sostenere questo cambiamento. Quindi oggi le chiedo, iniziamo con questa riflessione a nome di tutti, le chiedo proprio di fornirci un quadro generale su come si sta in qualche modo collocando la nostra regione, la nostra politica regionale in merito, da dove si intende ripartire, se si è veramente pronti a ripartire. Il microfono? Certo. Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Grazie Elena per aver introdotto un tema così importante e delicato come il tema del lavoro e dell'inclusione che riguarda il reddito della cittadinanza. Perché nei ragionamenti che tu hai fatto si toccano due aspetti. Un aspetto è un aspetto di welfare, cioè il fatto che chi governa non si deve dimenticare mai che purtroppo nella nostra società esistono anche le persone povere. Molte volte questa categoria non è soltanto quella che non guadagna nulla, è anche quella che è costretta a vivere con 300-400 euro per nucleo familiare. E ora è giusto che in quelle famiglie, in quelle condizioni di giovani, di anziani e anche di donne sole, che si trovano nel proprio nucleo familiare a vivere con qualche centinaio di euro, un governo
E devo dire che qui facevano la prima distinzione. Il governo progressista e di sinistra pensi a misure di sostegno. Io credo che sia una questione di civiltà, sia giusto pensare e non guardarsi dall'altra parte mentre nella stessa via, nello stesso palazzo, qualcuno si trova in queste condizioni. Per cui bene ha fatto un paio d'anni fa il governo a introdurre il reddito di cittadinanza e ben facendo noi nel 2016 a introdurre il famoso RAIS, il reddito di inclusione sociale. Direi con una battuta che qualcuno al governo hanno copiato quello che noi abbiamo fatto quando qualche anno fa governavamo in Sardegna, abbiamo introdotto per primi in Italia questo reddito di inclusione sociale. L'abbiamo chiamato come saggiuto round, nel senso che io ti do dei soldi e tu fai qualcosa per il tuo comune, tu fai qualcosa per la società, saggiuto round. E devo dire che ha avuto un grande, ed era una rivoluzione copernicana, ma anche una questione abbastanza banale. Mettere dei soldi a disposizione dei comuni, dei servizi sociali, per dare un reddito di dignità alle famiglie attraverso uno scambio, che era quello del fatto che potevi lavorare per servizi sociali, potevi lavorare per l'abbellimento del tuo comune, potevi in qualche modo reddito della società. Io credo che quella stagione dottor Rao è sempre attuale, come attuale reddito cittadinanza. Io non credo che il dibattito che adesso è presente nel paese sul reddito di cittadinanza, che la Meloni chiama metadone dello Stato, probabilmente perché è abituata a vivere in famiglie in cui non hanno problemi di arrivare a fine mese, io credo che sia un dibattito troppo ideologico, che serve soltanto a recuperare qualche voto da nelle famiglie benestanti e a ridurre banalmente una misura di welfare importante come il reddito di cittadinanza in una semplice ricerca di voto e di consenso facile. Guardate, il reddito di cittadinanza in Italia, lo dico perché può sembrare strano, esiste da 2 anni, non da 10 anni, da 2 anni. È una misura che c'è in qualunque altra parte d'Europa, è una misura, io ripeto, di dignità, probabilmente ha bisogno di essere meglio registrata, adeguata, ha bisogno di una revisione, ha bisogno di monitoraggio, perché sul reddito di cittadinanza esistono ancora pochi dati, ancora non è stato messo a regime uno delle saggiuto torrao a livello nazionale, che era io ti do i soldi e tu devi fare qualcosa per il tuo comune, oppure io ti do i soldi e tu devi seguire un percorso di formazione attraverso i centri per l'impiego. Tutte queste misure che in qualche modo prevedono la possibilità di dare i soldi a chi ne fa domanda, nelle varie parti del paese sono partiti in modo diverso. Ci sono alcune regioni in cui sono più avanti nell'applicazione della cittadinanza e ci sono alcune zone in cui non si è ancora riusciti ad adeguare e seguire questi due elementi, o di formazione per poter andare a lavorare o quella di poter attivarsi presso la propria comune per fare opere che possono essere utili per la collettività. Quindi pensare subito dopo 2 anni a cancellare questa misura di dignità io credo che sia ignobile e non sia degno per una società civile e inclusiva e che pensa agli altri. Miglioriamo l'istituto del reddito di cittadinanza, vediamo quelle che sono le criticità e non facciamoci tirare la giacchetta dai cosiddetti furbetti che il centrodestra utilizza sempre per dire che questo reddito di cittadinanza ha favorito i furbetti. Purtroppo facciamo parte di un paese in cui i pochi furbetti che sempre esistono quando ci sono delle misure di natura economica, quando ci sono le possibilità per superare la fine e andare prima degli altri, non sono quello che deve fare rumore o quello che ci deve in qualche modo condizionare le nostre scelte. Noi dobbiamo pensare che la stragrande maggioranza delle persone con quei soldi arriva a fine mese, la stragrande maggioranza delle persone con quei soldi del saggiuto torrao riesce veramente a poter sopravvivere. E allora io, come uomo di sinistra, mi tento di difenderlo, riformarlo, migliorarlo, però non di cancellarlo dopo 2 anni, perché è diventato
un campo di dibattito politico, strumentale, ideologico. Ho letto tantissime cose, come tutti voi avete letto in queste settimane, in questi mesi, che chi ha il reddito di cittadinanza non va a lavorare, se lo chiamano d'estate, che chi ha il reddito di cittadinanza rifiuta il lavoro. Beh, sono tutte considerazioni di chi non conosce le cose. Sa benissimo che chi prende il reddito di cittadinanza, qui c'è un autorevole esponente dell'ASPA, firma un patto con l'agenzia, perché io firmo che se mi offrono un lavoro sono obbligato a prendere quel lavoro, altrimenti c'è il reddito di cittadinanza. Troppe volte promette che chi ha il reddito di cittadinanza ha rifiutato un lavoro dove gli danno 500 euro per lavorare 3 euro l'ora per lavorare al mare. E ora il problema non è il reddito di cittadinanza, il problema è nell'essere sfruttati d'estate a 3 euro l'ora per lavorare come cameriere o in un albergo. Il problema è lì, nello sfruttamento, non nell'istituto del reddito di cittadinanza. È che in questo paese purtroppo ancora manca il reddito minimo, cioè sapere che chi lavora non deve essere pagato 3 euro l'ora, non deve essere pagato 5 euro l'ora, ci deve essere un minimo stabilito oltre il quale non si può scendere per essere lavorato, perché altrimenti non è dignitoso. Ora, noi non dobbiamo combattere qui una misura importante, dobbiamo migliorarla laddove va migliorata, e non dobbiamo farci condizionare da queste boiate che ci vanno dette in giro, perché anch'io, se avessi detto cittadinanza, non avrei mai lavorato per 3 euro all'ora. Quindi credo che sia importante anche da questo incontro riproporre che il reddito di cittadinanza è stato importante, sono appena 2 anni, può essere migliorato, mettiamo in campo tutte le azioni, ma dobbiamo impedire che venga cancellato, perché altrimenti tutte quelle persone che sono oggi l'ha avuto, li rimetteremo nelle condizioni di andare veramente alla Caritas, di andare in altre istituzioni per cercare di poter sopravvivere sino a fine mese. Più complicato è la questione del lavoro. Allora, io sto andando un po' controcorrente, diciamo così. Io credo che noi abbiamo fatto un errore, mi sto convincendo anche da un po' di tempo, in questi anni. Noi abbiamo sempre creduto che il lavoro si potesse costruire dando soldi alle imprese, perché l'impresa poteva far lavoro. Quindi abbiamo sostenuto le imprese, le aziende, tutti gli interventi per anni, anni, anni. Perché se io do, in una semplice equazione, io do soldi alle imprese e le imprese tengono e costruiscono posti di lavoro. Beh, questa equazione ha portato, soprattutto negli ultimi anni, a un'espulsione impressionante invece dal mondo del lavoro, perché poi le imprese, soprattutto in un periodo della globalizzazione, trovano altri stati che gli danno più soldi e delocalizzano la propria attività in altri stati dove il costo del lavoro è inferiore. Quindi ci troviamo le famose cattedrali nel deserto, ci troviamo persone che a 50 anni 55 anni vengono espulse dal mondo del lavoro, e quando uno viene espulso dal mondo del lavoro a 55 anni è molto più doloroso di un ragazzo che perde il posto di lavoro. Io la credo che noi abbiamo, con quel tipo di politica delle sovvenzioni per creare posti di lavoro, abbiamo creato una situazione che poi ha portato a perdere i posti di lavoro. Ci sono state anche le imprese serie, viva Dio, che hanno migliorato la propria azienda, hanno riqualificato la propria azienda, hanno consolidato il lavoro all'interno delle aziende. Però ci sono stati troppi casi in cui questo non ha portato a buon fine. Io credo che quindi noi, per creare la politica, per creare il lavoro, per creare le condizioni per creare il lavoro, la politica deve fare 2 o 3 cose. Prima di tutto, e devo dire anche qui, meno male, è arrivata l'Europa a dircelo, col Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, PNRR. Prima di tutto bisogna fare le riforme. Guardate, se noi non mettiamo in campo una stagione di riforme importanti,
un po' perché obbligati dall'Europa, un po' perché ci si rende conto che il paese è al punto che ci troviamo, io credo che non creeremo neanche le condizioni migliori perché i nostri giovani e meno giovani trovino un lavoro. Allora, noi siamo un paese in cui una officina o la latteria di zia Maria che abbiamo qui di fronte, Mariana, che abbiamo qui di fronte, ha un problema di natura fiscale o ha un problema con la giustizia amministrativa, rischia di stare 15 anni sotto la gogna della giustizia per la lentezza della giustizia. Allora è chiaro che un imprenditore senza avere la certezza a livello amministrativo giudiziario di una sua causa o di qualunque altra cosa, è chiaro che non viene a investire in Italia se hai i tempi dei processi amministrativi più lunghi di Europa. E molte volte, guardate che un'impresa, non pensiamo alle grandi fabbriche, ma basta anche un'officina o una piccola bottega. E quindi io credo che prima della garanzia dei tempi certi, sia sulla giustizia ma anche sui tempi certi sulla burocrazia, perché l'altro elemento che qualsiasi impresa, dalla piccola latteria alla più grande azienda, ha paura, si scontra, è i tempi lunghissimi della burocrazia, sia per avere autorizzazioni, sia per avere risposte. Quindi la semplificazione amministrativa e la semplificazione giudiziaria credo che siano fondamentali per far tornare il paese attrattivo per poter impiantare un'impresa e sostenere la propria attività imprenditoriale e commerciale. Io credo che quindi il tema delle riforme è il tema principale che noi dobbiamo fare per in qualche modo creare condizioni di lavoro, così come dobbiamo mettere in campo alle grandi infrastrutture. Perché l'abbiamo visto durante la pandemia, vivere a Cagliari e a Sassari è diverso che vivere a Nuoro, per quanto l'abbiamo visto quando avevamo i nostri ragazzi che studiavano a casa per il problema della rete, della velocità della rete. Voi immaginate cosa significa non avere la stessa infrastruttura, azione di rete per quanto riguarda il paese delle zone interne, quindi le difficoltà che hanno le nostre imprese a essere competitive sul mercato. Io credo che quindi tema delle riforme e tema delle infrastrutture in termini veramente di velocità di rete ed energetiche siano fondamentali oggi con i soldi che abbiamo a disposizione dell'Europa su PNRR per creare la competitività che poi il mondo del lavoro deve mettere in campo per poter essere attrattivo e quindi assumere, perché il lavoro lo crea l'impresa. Lo deve creare attraverso pari condizioni come gli altri partner a livello italiano e europeo e non soltanto attraverso sovvenzioni che gli vengono date per rimanere. È chiaro che quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione nuova con cui dovremo affrontare. Ultimissima cosa, guardate, il lavoro poi lo si crea e dobbiamo dircelo anche questo, io quotidianamente uno dei cruci maggiori che ho nel fare politica e quando mi trovo di fronte a persone che non hanno lavoro e mi chiedono cosa posso fare. Guardate, oggi io dico sempre ai giovani che mi si presentano, prima di tutto devi essere competitivo tu per prima cosa, quindi devi studiare, devi avere una competenza, devi avere una conoscenza. Oggi qualsiasi datore di lavoro, prima cosa che chiede a un ragazzo, no, quando gli dice cosa sai fare, questo ragazzo dice cosa so fare, tutto so fare, significa che non sai fare nulla. Perché dire che so fare tutto non è utile per chi ti deve assumere. Uno vuole sapere se conosce una lingua, uno vuole sapere se sai usare il computer, se sei specializzato e sei un bravo in bianchino o se sei un bravo marmista. Quindi la competenza e la conoscenza di una mestiere, come si chiamava una volta, è fondamentale nella ricerca del lavoro. Quindi la prima cosa che bisogna fare per superare questa grave crisi economica e aiutare i nostri studenti è dovete studiare o attraverso quelle che sono quello che viene messo a disposizione nel mondo della scuola o attraverso la formazione professionale seria. Dico seria perché troppo spesso in questi anni abbiamo utilizzato anche qui nota dolente la formazione professionale per costruire e preparare disoccupati con un pezzo di carta.
come amo dire io. Ultimissima cosa che mi sento di dire su un tema delicato e molto, a cui tengo molto, e poi dobbiamo smetterla di pensare che i nostri giovani non debbano potersi spostare. Guardate, io credo che è sempre un danno quando i nostri giovani sono costretti a dover andare fuori. Però molte volte anche andare fuori significa contaminarsi e acquisire qualcosa di importante che poi gli può permettere di tornare nel proprio paese, nella propria realtà, per mettere in campo quello che ha imparato. E credo che quindi noi dobbiamo permettere ai nostri giovani anche di andare fuori, studiare o fare esperienze lavorative per poi tornare con maggiore accrescimento e maggiore capacità di investimento nella propria realtà su quello che ha imparato. Quindi anche questo deve essere un messaggio positivo. Noi, molte volte invece anche su questo noi siamo un po' restii. Guardate, oggi l'Italia, meno così dicono, io mi fido poco, dicono sempre che si vede 2022 il PIL aumenta, poi prima o poi vorrò conoscere quello, cos'è questo PIL. Dico solo che io vedo l'Italia sempre più divisa. È vero, c'è un centro-nord che cresce velocissimamente, e c'è un sud, ancora più sud, e un'isola ancora più isolata del resto del sud. E allora proprio per questo noi non dobbiamo aver paura di far uscire le nostre intelligenze e dover in qualche modo portarle ad avere delle opportunità, perché oggi anche il lavoro è avere opportunità. Se oggi non ho l'opportunità a Cagliari o a Nuoro o a Sassari, ma posso avercela a Milano, a Bergamo, a Roma, io quell'esperienza dico di farla. Non me la sento di dire a un ragazzo di 25 anni, 30 anni di non fare quell'esperienza. Dico, quell'esperienza falla, provala, arricchisciti, poi torna, come è successo anche a tuo nonno che è tornato prima o poi, o a tuo padre. Però ecco, non blocchiamo le opportunità che possono avere i nostri giovani che non sono sotto casa o qualche chilometro da casa, perché poi da quelle opportunità può nascere una grande cosa, e allora su quella grande cosa poi si può ricostruire. Ecco, io credo che, e mi fermo qui, che quindi su questo tema noi dobbiamo cambiare un po' concettualmente. Non servono più le sovvenzioni, non serve più la semplice, come dire, pacca sulle spalle, serve veramente credere nelle riforme, credere nel cambiamento e credere nella preparazione. Ultimissima cosa di attualità, chiedo scusa, sulla tua domanda precisa, cosa sta facendo la Regione adesso? La Regione adesso credo che non stia facendo nulla. Nulla, perché di noi la scorsa legislatura si può dire tutto, però la più grande riforma messa in campo sul mondo del lavoro l'abbiamo fatta noi, nella passata legislatura, con la riforma e la costituzione dell'ASPA, l'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro. Prima di lavoro, prima della nascita dell'ASPA, vorrei ricordare a tutti gli amici che sono presenti in sala e ci seguono, noi avevamo che di lavoro se ne occupavano tutti. C'erano i comuni che si occupavano di lavoro, c'erano i centri dell'impiego della provincia, c'era il Ministero del Lavoro che si occupava di lavoro, non c'era un unico cervello, un'unica regia che mettesse in campo le politiche attive del lavoro, che avesse le risorse, le competenze per creare le condizioni importanti per trovare lavoro. Noi con la riforma che abbiamo fatto e la costruzione dell'ASPA, primi in Italia, abbiamo messo in campo una macchina operativa importantissima che in questi anni ha dato grandi risultati, e poi l'abbiamo decentrata, perché adesso la presenza dell'ASPA, faccio uno spot, no quindi a quello che è successo in questi ultimi 2 anni e mezzo, ma faccio uno spot a quello che è successo nei precedenti anni, mettendo in campo una vera riforma in cui domande e offerte si sono incontrati, e in cui i ragazzi non andavano a timbrare, come succede anticamente, gli uffici collocamento in cartellino, ma hanno delle persone che conoscono, che frequentano, degli operatori seri, e che li mettono nelle condizioni di conoscere le vere opportunità. Quella è stata una grande riforma, in cui andiamo in piedi, quella è stata un'idea lungimirante. Oggi invece ci troviamo di fronte a nessuna scelta per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, se non quella dell'illusione, quella della credere che tutti possono ottenere qualcosa con qualche piccolo contributo
o con qualche piccolo lavoro saltuario. Ecco, quella non era una grande riforma. Noi avevamo avuto una visione e questi invece hanno delle allucinazioni. Io spero che torniamo nel tempo delle visioni, come dobbiamo avere noi a sinistra, dobbiamo perdere il tempo delle allucinazioni. Grazie. Nel corso del tuo intervento ci hai dato praticamente i temi, ci hai servito sul piano i temi che dobbiamo e che possiamo porre. No, adesso facciamo a Gabriele, perché così ci ricolleghiamo subito all'ultimo punto da te affrontato, Piero, relativo proprio all'ASPAL, quindi ai centri per l'impiego, che oggi sono particolarmente chiamati in causa in questo fenomeno che stiamo vivendo, anche relativamente al tema del reddito di cittadinanza. Laddove una delle criticità, probabilmente Gabriele tu ci aiuterai meglio a capire, sta proprio nella applicazione e quindi nel tentativo di collegare la lotta alla povertà con il lavoro e quindi prevedendo un vero e proprio accompagnamento a una presa in carico del soggetto che richiede il sussidio. Pare che in questo scenario, come ci anticipava Piero, oggi i centri per l'impiego non siano sufficientemente pronti o idonei per gestire questo servizio, questo fenomeno così, così vasto. E qui apriamo una nuova parentesi, appunto, considerato che l'altro grande nodo su cui probabilmente bisognerà intervenire adesso è proprio il collegamento tra le politiche attive del lavoro tramite il patto di cui parlava Piero, il patto del lavoro, che probabilmente tu, Gabriele, sarai in grado di spiegarci meglio e di farci capire in che cosa consiste. La parola. Buonasera a tutti. Buonasera. Vorrei fare solo una piccola premessa sulla misura del reddito di cittadinanza. Sì, è una misura che nell'intento del legislatore nasceva come tout court misura di politica attiva del lavoro, ma in realtà è una misura molto più complessa, perché non soltanto cumula l'idea di migliorare l'occupabilità di persone che insomma appartengono ancora a una determinata fascia della popolazione, ma recava con sé anche degli interventi di contrasto alla povertà e alle diseguaglianze sociali. Questo per quanto insomma riguarda la caratteristica della misura. Quindi, come diceva Piero prima, è un po' ingiusto valutare la misura del reddito di cittadinanza solo sul lato che chiaramente si presta maggiormente a più critiche, legato al fatto che molte persone, benché percettrici di reddito di cittadinanza, non hanno comunque trovato un'occupazione. Non dimentichiamoci poi che la misura del reddito di cittadinanza è nata perché l'Italia, a fronte insomma dei dati ISTAT, che doveva rispondere a un dato allarmante di 5 milioni di poveri, che è l'equivalente di circa 1,6 milioni di famiglie che versavano in condizioni di povertà assoluta. L'errore probabilmente è stato nella costruzione normativa della misura del reddito di cittadinanza. Chiamarla reddito è chiamarla di cittadinanza, perché non è né un reddito e non è neppure una misura che è ricollegata alla cittadinanza. Come diceva giustamente Piero prima, non è solo una misura, cioè non è stata solo una misura di civiltà, perché si tratta di una misura che l'OCSE e l'Unione Europea richiede all'Italia già da tanti tanti anni, ma è stata una misura di necessità. E ancora di più oggi, Piero, confermami se
visto e considerato che l'Italia durante la pandemia ha introdotto il REM, e lo ha introdotto perché i paletti d'accesso alla misura del reddito di cittadinanza erano molto più stringenti. Lo stesso anche sia il rapporto Caritas che l'Istat hanno anche confermato un aumento del numero di persone che per la prima volta si sono recate anche alla Caritas, quindi a dimostrazione del fatto che questa misura sotto il profilo della lotta e contrasto alla povertà è necessaria. E diciamo, questo poi ci consente anche di diciamo, evitare questa immagine, diciamo, micidiale che abbiamo del percettore di cittadinanza che sta sul divano con la carta seduto. Penso non sia un'immagine corretta, non corrisponde alla verità e oltretutto è troppo, diciamo, facile generalizzare su questa, diciamo, misura. Chiaramente i limiti ci sono, penso sia meglio mantenere questa misura, cioè penso sia stato meglio aver tenuto questa misura durante la pandemia piuttosto che non averla avuta, perché le conseguenze sociali sarebbero state molto e molto peggiori. Per quanto riguarda invece il supporto che il servizio pubblico ha garantito ai percettori del reddito di cittadinanza, appunto come dicevi giustamente tu, presi in carico con il patto del lavoro, principalmente l'obiettivo è stato quello di risvegliare le potenzialità di queste persone, tenendo allo stesso tempo conto del fatto che gran parte dei beneficiari di reddito di cittadinanza tenuti alla stipula del patto per il lavoro possiedono un profilo di bassa scolarità e oltretutto mostrano un indice di profilazione, cioè di distanza che separa il loro profilo dal mercato di lavoro, che è pari allo 0,8-98%. Se teniamo conto che il limite massimo è 1, possiamo capire bene che è complicato ricollocare nel mercato del lavoro una persona che ha un profilo di bassa scolarità e non lavora da più di 2 anni. Questo, diciamo, è un dato su cui bisogna sicuramente lavorare. Poi per quanto riguarda invece la tematica delle politiche attive del lavoro, ora è in discussione, da poco ho letto il programma nazionale di garanzia occupabilità lavoratori. E trattandosi la materia delle politiche attive, una materia di competenza concorrente, anche la Regione sarà chiamata a dire la sua, programmare le politiche attive del lavoro, perché ASPAL, essendo organismo tecnico della Regione, le attua su, diciamo, una programmazione che appartiene, diciamo, alla parte politica, ecco. E quindi dovrà programmare le politiche attive del lavoro tenendo conto di questo dato, che è un dato, diciamo, che era già noto nel 2019, cioè si sapeva che i 2/3 dei beneficiari di reddito di cittadinanza sarebbero stati caratterizzati da questo profilo, quindi non sarebbero stati immediatamente rioccupabili, ma avrebbero necessitato di una formazione, di un accompagnamento al lavoro più forte, proprio per renderle più occupabili, cioè a costruire nel tempo una professionalità da poter spendere nel mercato del lavoro. E quindi adesso, come lo stesso ministro Orlando, diciamo, ha più riprese annunciato, ci sarà un grosso programma, questo, diciamo, quello che il programma c'è, però al momento non, però, diciamo, stando, diciamo, a quello che ha riferito nelle ultime dichiarazioni, questo decreto interministeriale dovrebbe essere in discussione in sede di conferenza unificata con le regioni.
all'interno, diciamo, di questo decreto ministeriale dovrebbero essere programmate delle politiche attive del lavoro finalizzate non soltanto alla cioè è come se queste politiche attive del lavoro fossero calibrate in funzione della distanza che separa ciascun lavoratore dal mercato del lavoro. Per esempio, un giovane che non ha ancora lavorato, che non ha ancora esperienza e che magari è indeciso sul percorso che vuole fare per inserirsi, avrà un determinato tipo di formazione, oppure una persona che ha già lavorato, ha una formazione, ma lavora in un settore che è a rischio perché magari l'impresa dovrà essere accompagnata nella transizione ecologica, nella transizione digitale, allora avrà un'altra tipologia di formazione. Quindi quello che sarà importante sarà avere delle agenzie formative che sapranno effettivamente erogare un percorso formativo di alta qualità e non solo una formazione che non garantisca anche una certificazione di quella competenza, perché poi se la competenza è maturata ma non è certificata non è possibile valorizzarla. Diciamo un altro aspetto che anche Piero ha toccato, volevo diciamo ribadire questo, diciamo le risorse che verranno stanziate sul piano nazionale di ripresa e resilienza, anche sulle politiche attive del lavoro, e diciamo stando agli ultimi dati dovrebbero essere circa 5 miliardi di euro a valere sulla missione numero 5 del piano nazionale di ripresa e resilienza. Penso che sia un'occasione importante, ci sono in ballo tanti soldi e l'obiettivo sarà non tanto quello di avere la capacità di assorbire questo denaro, quanto quella di non disperdere questo denaro, nel senso di spenderlo però per creare anche valore aggiunto sul nostro territorio. Grazie per il tuo intervento così esaustivo, che ci ha sicuramente aiutato a capire meglio e in modo più concreto quello che è il ruolo dell'ASPAL e il ruolo che assume in questo contesto così complesso e macchinoso. Adesso invito Giuseppe a sedersi qui accanto a me per proseguire il nostro ragionamento con il contributo appunto di Giuseppe Dessena, assessore come vi ho anticipato alla cultura e alla pubblica istruzione della Giunta Piglia e già assessore provinciale al lavoro nella Giunta Verio. Con Giuseppe vorrei approfondire invece l'argomento, concentrato in particolare sull'aspetto sociale del fenomeno, più precisamente sulla politica sociale del reddito stesso, in un contesto che a volte appare più in qualche modo concentrato la distribuzione di queste micro opportunità di reddito a diversi livelli più che a una politica vera e propria di investimento nel tessuto della coesione sociale collettiva. E quando parliamo, Giuseppe, di transizione e di nuovi scenari di lavoro, percorriamo anche una direzione che porta necessariamente ad un cambiamento, come ci siamo detti poc'anzi, a un cambiamento del paradigma sociale, a un cambiamento, a una trasformazione che attraversa anche diverse sinergie nei rapporti tra il mondo privato e il mondo pubblico. E quindi con la collaborazione e l'aiuto anche del terzo settore, dei privati, in un'ottica che sia di vera crescita e di sviluppo di notevoli potenziali anche sotto l'aspetto culturale e formativo, e qua rientra di nuovo il discorso così importante della formazione. Correggimi se sbaglio, Giuseppe. Intanto buonasera a tutti e a tutte. Grazie dell'invito, insomma, a Elena, a Roberto e alla Stazione Garibaldi, che credo che sia l'associazione culturale politica. Ok, allora faccio tanti auguri, perché non è che ci siano tantissimi dibattiti in giro, quindi questo va scritto al curriculum dei vostri meriti, insomma, perché
fa bene discutere, soprattutto giustamente in una fase abbastanza complicata come questa, che come dire, vede sovrapporsi di crisi, no? Crisi finanziaria, crisi economica, poi la crisi sanitaria, e quindi una situazione abbastanza complessa che da un lato ha messo in grande difficoltà il sistema produttivo economico, il sistema erogativo di servizi, ha prodotto delle emorragie occupazionali importantissime sia sul genere maschile, in particolare sul genere femminile, però di fronte, diciamo così, adesso ci troviamo, spieghiamo la cosa finale di questa pandemia, di fronte a noi si aprono tante opportunità, e tra le opportunità sicuramente rientrano quelle che hanno ricordato sia Gabriele sia prima Piero, ossia grandi e importanti investimenti che i fondi europei faranno per liberare i vari paesi europei dalla crisi pandemica, provare a rilanciare i vari paesi con indirizzi più stabili, più solidi sul piano dell'economia, più intelligenti dal punto di vista, come dire, del rispetto dell'ambiente, quindi della sua valorizzazione. Ci troviamo insomma di fronte a una fase che secondo me è molto molto importante. Ritornando al reddito di cittadinanza e confermando anch'io, confermo che mi dispiace, insomma, mi dispiace assai che il dibattito si sia un po' cristallizzato su alcuni slogan, su alcuni spot antipatici come il poltronifici, no, il metadono di Stato e via dicendo, che sono dei termini abbastanza brutti. Prima tu hai parlato di serietà nella discussione, ecco, quando si usano questi termini evidentemente non si approccia al dibattito, e poi è la precondizione della programmazione con grande serietà. Quindi anche con senso di responsabilità. Scusa Gesù. Grazie. Sì, quello è una dimostrazione di un campo, del campo della politica che si alimenta di sport e su feste varie, che invece non sta in profondità nel dibattito. Il reddito di cittadinanza, loro l'hanno detto molto bene, è una misura che esiste in tantissimi paesi europei. L'Italia non aveva una misura del genere, se ne sentiva evidentemente la necessità, ma questo non era una percezione, non era un sentire, diciamo così, individuale e collettivo, ma era un dato consolidato all'interno dei report dell'Istat che ci raccontavano delle condizioni di povertà, e quindi finalmente si è arrivati a un reddito, a una misura di sostegno che avesse anche la capacità di unire una forza attiva nella ricerca del lavoro, quindi di preparare il ragazzo meglio alla ricerca del lavoro, di dargli una migliore base di partenza. Io penso che sia stato assolutamente necessario, che quello strumento non può essere, come dire, valutato negativamente dopo 2 anni dell'esistenza, perché altrimenti non saremo seri nel dibattito. Si fa politica, non può arrivare a dire che una misura dopo 2 anni è squalificata, perché non c'è il margine per verificare gli effetti giuridici, sociali ed economici che fa, per cui semmai va aiutata meglio, incastrata e collegata meglio con la formazione professionale. Questo per tutti, cioè una formazione che dovrebbe percorrere la vita di ciascuno di noi, tutta la vita di ciascuno di noi, sia che si sia dipendenti privati sia dipendenti pubblici, perché poi c'è il tema anche della formazione sul campo della pubblica amministrazione, che è molto importante e che invece non trova spazio né nel dibattito né nella programmazione nazionale e tantomeno in quella regionale, e questo è un gravissimo dato. Però quella misura è importante, va bene, va ritarata e perfezionata sulla base dei punti di criticità. Giustamente Piero ha ricordato un'operazione programmatoria e legislativa importantissima, che è il REIS. Purtroppo il dibattito nella regione Sardegna, quello che ha accompagnato la vittoria di Solinas, ma quello che vive adesso, si è quasi dimenticata di un'operazione legislativa con un effetto davvero importante sul terreno sociale,
che è appunto il RACE. Mi dispiace molto, perché per valutare chi fa politica bisognerebbe valutare gli atti che fa. Sarebbe bello, questa è la mia speranza, un sogno, che esistesse un sistema il più possibile oggettivo per valutare chi fa politica laddove la fa e in quelle istituzioni, perché così non è possibile farlo. Faccio un piccolo tentativo di ampliare il ragionamento. Chi è appassionato di calcio sa che la valutazione dei giocatori la danno i giornalisti. Tu apri il lunedì i giornali sportivi e trovi l'elenco dei giocatori e il voto che viene loro attribuito dal giornalista di turno. Però esiste un sistema scientifico che sta a un algoritmo molto preciso, che dà una valutazione oggettiva molto più importante di quella che poi viene restituita dai giornali lunedì, che è data dal fatto del numero dei passaggi, quante palle intercettano, quanti falli fanno, quanti non le fanno, quanto stanno al gioco. Ecco, andrebbe trovato un sistema, una sorta di algoritmo che misuri la presenza degli eletti nelle istituzioni, cercando di misurare il più possibile l'efficacia e l'efficienza della loro presenza, perché altrimenti non è possibile, migliorare le performance delle nostre istituzioni e in particolare dei programmatori, cioè del legislatore. Prima Piero ha detto, quando tu hai chiesto a Piero cosa sta facendo la regione, ha detto: a me pare, e questo a me pare mi è sembrato abbastanza ironico, che non stanno facendo niente. Cioè, questo non va bene. Siamo in queste condizioni e non fanno nulla, no, questo non va bene. Tolto la speranza e il sogno che un giorno si arrivi a un sistema di lettura del comportamento degli istituzionali eletti, che non so quando arriverà né se arriverà mai, ritorno al tema che hai sollecitato: rete di cittadinanza, il RACE e la sua importanza, il collegamento con la formazione professionale, perché ti capita spesso di sentire anche nella nostra isola che magari un datore di lavoro poi ha bisogno di una particolare figura professionale con una serie di competenze o magari con una qualifica ben precisa che poter inserire all'interno della propria azienda. E spesso capita che questa cosa non avviene. Cioè, il tema è che probabilmente le necessità che ha il mercato del lavoro, cioè le imprese, marcano una distanza notevole rispetto alle competenze che ci sono nel mercato del lavoro, in particolare nelle persone inoccupate o disoccupate. Cioè, c'è proprio un abisso. È come se non sia stato costruito un hub necessario, giusto ed efficiente che connettesse il bisogno delle imprese, dalle macro imprese alle più piccole imprese, e le competenze dei lavoratori. Questo nonostante le leggi che abbiamo prodotto, penso alla legge 20, la legge del lavoro, che era nata con Soru, prevedeva delle cabine di regia, no? Che erano le commissioni, la commissione, mi pare che si chiamasse la commissione regionale, io ne ho fatto parte, che metteva insieme allora, quando la provincia era titolare della competenza del lavoro, metteva insieme gli assessori del lavoro, la regione, le rappresentanze le varie rappresentanze datoriali, le varie rappresentanze sindacali, quindi dei lavoratori, per provare a approfondire i ragionamenti al fine di migliorare la connessione tra l'offerta e la domanda. Questa roba non è venuta bene, la chiamo roba perché un po' è roba, perché non è uscita bene. Su questo tema bisogna lavorare tanto. Cioè, la formazione professionale è un valore aggiunto quando è accompagnata all'interno della programmazione e quando le istituzioni pubbliche comprendono che attraverso la formazione possono abbattere una quota importante di inoccupazione o disoccupazione. Quindi anche investendoci bisogna investire in formazione continua, non solo costruendo cabine di regia che si alimentino dei fondi sociali europei che si prestano alla formazione professionale, ma anche mettendoci soldi propri. Perché la formazione è una precondizione per abbattere sacche di disoccupazione o di inoccupazione. Questo per il campo privato. Stessa cosa vale per la pubblica amministrazione.
lo dico perché adesso lavoro col privato e mi interfaccio con le pubbliche amministrazioni, lo dico perché ho avuto un ruolo politico più evidente dall'assessore provinciale all'assessore regionale, ma anche perché ho fatto il capo di gabinetto e quindi stavo più vicino alla struttura amministrativa. Tu hai, almeno in regione, un apparato amministrativo importante. Non è vero che non vale, è un apparato amministrativo importante, cioè fatto di persone, uomini e donne, che hanno molte competenze e anche molta voglia di lavorare, okay? Almeno quello è quello che ho visto io nel mio assessorato quando sono stato lì. Ci sono però due elementi fondamentali che io ho notato e che ritengo sia necessario la politica intervenga. Uno, da un lato c'è un dato qualitativo in parte che non corrisponde alle esigenze dell'attuale società, cioè del ruolo che la pubblica amministrazione deve avere nella società. Cosa voglio dire? Voglio dire che c'è una parte di dipendenti che sono entrati con le vecchie leggi che servivano a irrobustire la pubblica amministrazione, ma anche a migliorare le performance del PIL nazionale, quelle famose delle grandi assunzioni, che non si sono formati nel tempo e non hanno tantissime competenze. È vero che sono prossimi alla pensione, però è anche vero che molti di loro stanno ancora lì e che la loro debolezza in termini di competenze, anche digitali, tecnologiche e quant'altro, si vede tutta in grande evidenza. L'altra è che purtroppo, avendo bloccato per ragioni di bilancio tutti i nuovi inserimenti, soprattutto delle nuove generazioni, quelle con più competenze, la macchina ha rallentato notevolmente perché aveva mancanza di competenze. E poi c'è, secondo me, un male che rimane non semplicissimo da superare nella pubblica amministrazione, che è questa idea, non lo so, il senatore del Partito Democratico, quello di Sassari, il docente di amministrativo, io non mi ricordo come si chiama. Guido Meli. Guido Meli, benissimo. Ha scritto due mesi fa sul Mulino un interessantissimo intervento di tre pagine sulla necessaria e doverosa riforma della pubblica amministrazione, perché giustamente lo diceva prima Piero, avere tanti soldi ma avere un paese che è debole di riforme significa avere una macchina molto potente ma non essere in grado di sfruttarla. Di cui questo parlando. Noi abbiamo una pubblica amministrazione, dice Melis in quell'articolo, e io l'ho toccato con mano allora che era assessore e oggi lo tocco ancora di più lavorando da privato con le pubbliche amministrazioni, dove uno dei leitmotiv della pubblica amministrazione è l'approccio formalistico, giuridico o iperburocratico all'applicazione delle norme. Ossia, cioè, in testa hanno questo elemento che non viene mai meno, che è dominante o totalizzante, che è quello dell'applicazione corretta della norma. Il legislatore fa norme corrette nel senso che attraverso quelle norme può raggiungere gli obiettivi. Cioè, l'applicazione in sé della legge correttamente, se non produce effetti o addirittura li blocca, è un danno. Io non voglio dire che bisogna, come dire, buttarsi dentro il terreno della illegittimità e illegalità, neanche lontanamente, però è necessario che si approcci con una testa volta a risolvere i problemi. Per cui anche la nuova formazione sulla quale dovrebbero investire le istituzioni pubbliche, anche attraverso le riforme, deve avere l'obiettivo di superare, di proiettare l'apparato amministrativo, in particolare quello dirigente, a superare i problemi. Perché prima Piero diceva, guardate che quando una pubblica amministrazione, io sono stato in un assessorato di contributi, no? Pubblica istruzione, sport, editoria, cioè, e quando avveniva che per qualsiasi passaggio la pubblica amministrazione notava una debolezza del privato che beneficiava di risorse, lo mandava in crisi. E non sto parlando sempre
semplicemente, che ne so, del fatto che non aveva i DURC regolari, e non certo perché non li voleva pagare, non ce li aveva regolari perché spesso le imprese private hanno un problema di liquidità o di cassa, mi sembra evidente. Allora lì la pubblica amministrazione bloccava, immediatamente faceva la segnalazione e via dicendo. Poi se il tuo debito come privato era molto alto, il patto di rientro con l'INPS, che viene sempre sottoscritto, non era semplicissimo, per cui tu mandavi in grandissima difficoltà le imprese e spesso si sentiva un pezzo della pubblica amministrazione, come dire, approcciare con superiorità rispetto al privato. E no, non può funzionare, occorre migliorare molto la sinergia tra il pubblico e il privato, ma molto, tanto, snellire anche le norme, perché questo è fondamentale. È vero che poi la legislazione negli ultimi 10 anni è migliorata con la partenariato economico, che inverte il ruolo tra il pubblico e il privato, cioè il privato va dal pubblico e gli dice: guarda che io ti posso proporre un progetto, tu sulla base del mio progetto puoi fare un bando, e ovviamente io partecipo e attraverso quel bando magari migliorare le performance della società. Ecco, questa cosa qui, il partenariato economico, che semplifica la vita delle pubbliche amministrazioni perché non le obbliga a progettare in proprio, secondo me è un ottimo strumento. Questo può crescere, questo può favorire, come dire, crescita occupazionale, è ora che, come dire, si lavori molto concentrati sull'utilizzo di questi strumenti normativi che esistono e che possono notevolmente migliorare la vita di una comunità, perché se non ci si mette in testa che occorrono creare sinergie, e non è retorica, no, ma sinergie tra il pubblico e il privato, anche attraverso dei metodi sistematici di incontri che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della performance del pubblico e del privato, è chiaro che noi dalla crisi non riusciremo mai a uscire. Cioè, se pensiamo che i miliardi che arriveranno dall'Europa all'interno del PNRR possano essere spesi rapidamente dalle pubbliche amministrazioni senza la giusta sinergia col privato, stiamo facendo un grande errore e ci stiamo, come dire, avvicinando a una mezza sconfitta, perché perderemo veramente tanti denari, perché guardate, la Repubblica pubblicava ieri un articolo, ieri a Fantieri, sui lavori pubblici e le pubbliche amministrazioni, e dava delle cifre di riferimento e quanto tempo ci mettono le pubbliche amministrazioni per arrivare al compimento del lavoro. Sono anni, anni e anni. Questo non è compatibile col sistema privato. Quindi bisogna riorganizzare, riformare il paese, tanto la pubblica amministrazione, bisogna riformare il fisco, la giustizia amministrativa, ma la giustizia tutta, bisogna come dire, riformare le teste delle persone che lavorano, cioè ciascuno di noi deve approcciare alla prospettiva, cioè all'attuale e alla prossima prospettiva con un approccio un po' diverso, perché altrimenti non riusciamo a venirne fuori. Cioè, noi abbiamo dei dati sull'occupazione che sono drammatici, ne parliamo da tanto tempo, vabbè, come dicevo prima, ora ultimamente non se ne parla, però non abbiamo fatto grandissimi passi in avanti. Vuol dire che ancora bisogna approfondire, mettere a punto il sistema e provare a superare tutte le criticità che abbiamo, perché è tempo di farlo adesso, non fra un po', perché se lo facciamo fra un po' rischiamo che non si svuoti la Sardegna, perché i giovani vanno in cerca di occupazione. Io condivido il ragionamento che ha fatto Piero, è giusto che un giovane vada fuori, si formi, impari cose nuove, sono esperienze e competenze trasversali che poi uno riporta nel proprio territorio e cambiano la vita del territorio. Si è visto, molti giovani sono andati fuori, hanno appreso tante cose interessanti, sono rientrati qua, le hanno messe in pratica e stanno dando vita a imprese veramente interessanti o esperienze, come dire, imprenditoriali davvero notevoli. Però è chiaro che se noi non miglioriamo il rapporto pubblico e privato e non tracciamo gli albi affinché il privato possa sviluppare meglio le proprie potenzialità, noi rischiamo davvero che il dato occupazionale peggiori sensibilmente e quindi il paese sia
sia terreno difficile da vivere. Non so se... Grazie. Mentre parlavi di necessità di riforma delle amministrazioni, pensavo a quanto hai detto in conclusione, ovvero alla necessità e all'urgenza di avviare in realtà poi quello che potrebbe essere un cambiamento sociale, che poi ritengo sia appunto, come dicevi tu, anche un cambiamento personale. All'interno di quella che possiamo chiamare anche economia civile, nel frattempo Torino, accomodati pure. Grazie. Dicevo, una ricerca poi di ciascuno di noi, una ricerca di senso, che è essere generativi, che è essere in qualche modo capaci di incidere sulla vita personale, sulla vita degli altri, anche attivazione e partecipazione e costruzione di un modello a quattro mani, come sottolineava Giuseppe, cioè accanto allo Stato e al mercato agiscono imprese che devono essere responsabili, pubbliche e private che siano, e cittadini attivi, capaci di promuovere poi il lavoro di qualità, e il risultato avrebbe sicuramente una maggiore soddisfazione in questo senso, una soddisfazione di vita attraverso poi un nuovo modello economico che dobbiamo metterci in testa che deve essere molto lontano da quello tradizionale e dal quale non possiamo più prescindere. Quindi in altre parole, forse in qualche modo potrei dire che oltre alle condizioni strutturali di cui necessitiamo, di cui abbiamo parlato, si può riprendere da questo shock economico proprio attraverso la creazione di nuovi reti sociali, di un nuovo stile di vita, uno stile di vita diverso, innovativo, proiettato comunque verso un futuro completamente diverso. Potremmo avviarci alle conclusioni, non prima però, Tonino, di aver toccato un altro aspetto di grande rilievo sia a livello regionale che a livello locale. Tonino, come vi ho anticipato prima e come sapete, ricopre attualmente la carica di presidente del Comitato INPS di Nuoro e dello Jastra, dove l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, più che di previdenza, credo che attualmente si stia occupando di assistenza, o no, Tonino? Sì. E questo è certamente l'effetto delle misure adottate, laddove si insinua il rischio, come dicevamo prima, legato alla creazione di assistenzialismo, un campo che vorremmo sgomberare. Stasera abbiamo già messo le basi per dare una lettura diversa a quello che sta accadendo. La Sardegna, Tonino, è tra le prime 10 regioni d'Italia ad aver usufruito del reddito di cittadinanza nel primo semestre del 2021. Abbiamo capito che il rischio dei sussidi di povertà generano inevitabilmente delle distorsioni, anche delle interpretazioni discordanti dell'opinione pubblica, tanto da aggiungere, come tutti avete giustamente detto, a delle conclusioni superficiali, affrettate, che parlano di un premio in qualche modo, di un premio a quelle persone che non hanno alcuna intenzione di rimboccarsi le maniche e in qualche modo si approfittano della situazione. Invece proviamo insieme, Tonino, a dare una lettura diversa, appunto, a dare un altro input, un'altra lettura in prospettiva che possa far prevalere l'immagine non di un passo gratis, bensì di in qualche modo un trampolino per tornare a camminare con le proprie gambe e camminare in un'ottica veramente di prospettiva a medio e a lungo termine. Sì, buonasera a tutti, grazie Elena. Ovviamente parlare per ultimo agevola un po' il compito, perché hanno detto già tutto chi mi ha preceduto, però appunto grazie anche appunto per questa collocazione qui in chiusura. Però ovviamente grazie comunque dell'invito, grazie all'assessore Garibaldi,
grazie a chi l'ha pensata, ideata e portata avanti e creata. Guardando quell'immagine, io che ho fatto la mia vita lavorativa nel mondo dei trasporti, mi piace troppo, quindi chi l'ha pensata mi appartiene in qualche modo. E prima di entrare nel merito appunto delle domande di Elena, io credo che le riflessioni che hanno fatto Piero e Giuseppe e Gabriele meritino comunque alcune considerazioni, ma molto brevemente. Piero è partito da lontano, ovviamente spaziato su tutti i temi, e ovviamente alcuni temi sono profondamente attuali. E Piero ha parlato anche di aiuti alle imprese. Piero, è vero questo? È vero che si è fatto sempre con la speranza e comunque con la convinzione che questo garantisse la permanenza occupazionale o quantomeno garantire l'esistente. Purtroppo abbiamo anche fatto, dico abbiamo perché comunque la politica siamo tutti noi, abbiamo anche aiutato le imprese che una volta incassato e speso quello incassato hanno poi delocalizzato e sono andate via. Io credo che questa cosa non doveva essere concessa, non è possibile che un'impresa che prende contributi pubblici una volta esauriti gli stessi possa andare via. Delocalizzazione, poi si è parlato di formazione, l'ha fatto Piero, l'ha fatto Gabriele, l'ha fatto Giuseppe molto bene. Io credo che anche lì, non è che col senno del poi, però il sistema della formazione in Sardegna io credo che fosse anche di livello e di qualità. E io mi chiedo e mi domando, vi chiedo e vi domando, perché la formazione è stata in qualche modo, no, azzerata, perché così è. Noi avevamo dei centri di formazione professionale importanti anche all'interno, anche all'interno dell'isola, mi riferisco nello specifico al centro di formazione di Tomara che formava ottimi tecnici. Oggi assistiamo a una cosa assurda, che oggi l'intermare di Arbatex non trova saldatori in Sardegna e le deve importare dall'Albania. Io credo che questo sia assolutamente grave. Si è parlato anche ovviamente del rapporto legislatore, comunque sfera politica e sfera burocratica. Ragazzi, io credo che Giuseppe ha posto dei problemi seri anche nell'interfaccia e nell'interlocuzione col mondo delle imprese private, però altrettanto vero che il 267 non l'hanno fatto i funzionari, lo hanno fatto i legislatori. E perché? Distinguendo i due ruoli, no? Programmazione e gestione. Questo è il problema. Poi è vero che a volte troviamo dei funzionari, a tutti i livelli, Giuseppe, li troviamo in regione, tu conosci, come Piero, conosci bene la macchina elefantia, che l'abbiamo definita, della burocrazia regionale, però è altrettanto vero che ci sono anche funzionari che sono, tra virgolette, un pochino più comprensivi e comunque più elastici rispetto all'applicazione della norma, che ovviamente non va superato in ogni caso. Allora, io queste brevi considerazioni volevo fare, poi per andare poi a portarmi a quel ragionamento che faceva Elena, io credo che reddito di cittadinanza, che peraltro è partito da un accordo a proposito di cambiare idea e anche posizioni politiche, nel 2018 al governo di c'era il governo giallo-verde, no? Reddito di cittadinanza lo volle anche Matteo. Matteo faceva parte di quella compagine governativa, mi pare che era anche ministro, anche un ministro importante, che è stato dei guai per il suo modo di agire. Ma al di là di questo, ora quella forza politica ha cambiato idea. Di quel governo solo i 5 Stelle hanno mantenuto quelle posizioni. Ovviamente noi, diceva bene Piero, noi di sinistra, nel senso che comunque noi condividiamo il reddito di cittadinanza, è nato peraltro formalmente il 28 di agosto del 2019 con decreto 4 ed è partito. Io credo che comunque abbia portato dei benefici. Poi è vero, ci sono quelli che sono contro il reddito di cittadinanza perché dice è fatto per chi non ha voglia di lavorare. In parte possono esserci anche quei casi. Io, guardate, Elena ricordava che io ho fatto il sindaco del mio paese e non c'era il reddito di cittadinanza, non c'era neanche il REN, però vi garantisco che l'ufficio più frequentato, anche quando io ho fatto il sindaco, era quello dei servizi sociali, perché i vari sussidi, i vari aiuti, i cantieri comunali, in qualche modo probabilmente c'è stato anche un qualche modo viziare, no, alcune figure che poi sono sempre
nei nostri paesi ci conosciamo tutti, spesso sono le solite facce che vedi che circolano, no? All'interno di questo sistema di aiuti. E anche tutto quello, però, per tornare al ragionamento iniziale, però l'ho detto anche Giuseppe, nei nostri uffici di collocamento, consentitemi il termine, Gabriele. Non è più corretto, però voglio dire, prima si parlava di domanda e di offerta. Il problema è che spesso la domanda non trovava risposta, perché qualcuno diceva qualche anno fa che avevamo gli uffici di collocamento pieni zeppo di persone inoccupabili, perché non avevano i requisiti per poter essere assunte. Che voglio dire, prima ho parlato dei saldatori, ma ci sono tante qualifiche che oggi garantiscono un posto di lavoro. E se probabilmente se la formazione fosse rimasta in piedi, qualcuno ha deciso che in Sardegna non era utile e l'hanno smontata. Ecco, il reddito di cittadinanza, in qualche modo, io sono fermamente convinto che al di là di tutto possa essere emendato, tant'è che c'è una commissione che fa lavoro alla riforma. Orlando, esatto, ha nominato una cosa, stanno lavorando e probabilmente perché va migliorata perché comunque siamo passati il termine in Italia e qualche furbetto c'è in giro, perché molte adesso io poi vi darò anche qualche dato. Sappiate solo che in Italia noi stiamo dando 1.150.000 euro a non aventi diritto che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare la verità, cioè il reddito degli anni precedenti. Poi alla fine il problema è che non è possibile che qui, poi qualcuno esagera, ma sarà anche vero che qualcuno non sarà in Ferrari, ma sicuramente va in giro col macchinone e percepisce il reddito di cittadinanza, mortificando chi invece non può ambire ad avere il reddito di cittadinanza perché gli mancano alcuni requisiti. Ecco, io credo che in questa parte qui vada migliorato il reddito di cittadinanza. Ecco, allora, per tornare al discorso, Elena, noi possiamo migliorare, però noi dobbiamo prima di tutto essere consapevoli dei nostri mezzi e delle nostre possibilità. A partire dai giovani, ecco perché bisogna lavorare su quella fascia. Perché la prospettiva, voglio dire, è quella. Allora, vai a studiare, se non vai a studiare... Quando io ho fatto l'assessore provinciale con Roberto Presidente, ed ero assessore alla pubblica istruzione, si organizzava tutti gli anni il salone dell'orientamento scolastico, Giuseppe. Lì cosa succedeva? Che c'era l'offerta scolastica, ma c'erano anche le altre opportunità, la formazione, partecipavano anche i rappresentanti dell'esercito, perché poi voglio dire, se uno non ha le attitudini per andare a studiare, succede, può fare altro, può fare formazione, può imparare un mestiere, ma può anche arruolarsi, è comunque un mestiere, è comunque qualcosa che ti garantisce una prospettiva, perché vengono specializzati e formati anche lì. Poi per dirvi di una, a me è capitato di disquisire con una signora che è arrivata lì con la figlia, probabilmente non c'era bisogno neanche che venisse, perché comunque lì aveva già deciso, questo per dirvi a volte il ruolo delle famiglie, che la figlia doveva fare il classico. E la figlia non era d'accordo. La mia domanda sul perché lei se fosse così convinta mi ha detto la risposta testuale: il classico l'ha fatto mia mamma e l'ho fatto anch'io, per cui lo deve fare anche mia figlia. Ecco, io credo che in questa consapevolezza noi dobbiamo acquisirla prima di tutto nella nostra società, a partire dalle famiglie. Dobbiamo capire che comunque la prospettiva del mondo del lavoro va comunque pensata, e in ogni caso anche a secondo delle vocazioni dei ragazzi, anche a secondo delle vocazioni, perché se no non si va da nessuna parte. Perché se io impongo a mio figlio di fare un percorso di studi che non è comunque, non gli piace, non può riuscire, non può andare bene. Ecco, io però volevo leggervi, anche perché poi si dice tanto della questione del reddito di cittadinanza, io vi dico, a livello nazionale noi abbiamo numero di nuclei familiari di 1.500.000 di persone, che coinvolge 3.500.000 di persone, con un importo medio a livello nazionale, reddito di pensione di cittadinanza, di 579,01 euro. Ok? In Sardegna abbiamo 55.000 nuclei, 115.020 persone, che tra l'altro queste dovrebbero essere quelle persone che dovrebbero comunque rispondere alle domande, le chiamate per il posto di lavoro, giusto? No. Allora, di quel numero che hai detto,
la prima fase del reddito di cittadinanza riguarda l'accoglienza, quindi avviene una convocazione nei centri per l'impiego. No, io sto parlando di dati INPS, quindi di soldi pagati. In che senso? Questi sono i report dell'INPS. Ok. Quindi stiamo parlando di dati certi, questi aggiornati al 30 di settembre. Il numero dei nuclei dei beneficiari, sì, sta dicendo, ecco, di soldi che di tutti, diciamo, quei nuclei famigliari. Stavo dicendo, così quel dato va in un certo senso spacchettato, perché non tutti i percettori di reddito di cittadinanza, per così come è strutturato l'impianto normativo, sono tenuti alla stipula del patto per il lavoro. Alcuni, ad esempio, hanno necessità di un approccio multidimensionale, quindi vengono rinviati ai servizi sociali, perché il problema non è tanto la distanza dal mercato del lavoro quanto da altre condizioni, cioè non è una povertà solo economica, ma una povertà che deriva anche da un contesto sociale e culturale. Quindi chi meglio del comune e dei servizi sociali è in grado di conoscere le esigenze di quel nucleo? Grazie per la precisazione, Gabriele. Ecco, a volte, ecco, dopo questa precisazione di Gabriele mi viene in mente una cosa. Spesso andiamo in piazza a dire, ma lo dicono anche i nostri rappresentanti, bisogna semplificare. Però spesso, nell'intento di semplificare, complichiamo le procedure, complichiamo le cose, rendiamo la vita difficile a chi probabilmente, autonomamente, spesso fa fatica a capire quali sono le procedure stesse. Ecco, questo a livello regionale, quindi abbiamo noi comunque un importo medio che riguarda i due interventi, reddito e pensione di cittadinanza, di 516,70 centesimi. Poi è vero che i dati sono un po', nel senso che al nord il reddito medio è di 475, quindi più basso, mentre risale soprattutto su due isole, sud e isole, siamo a 582, mentre al centro sono a 508. Sulla provincia di Nuoro, visto che mi avrebbe fatto piacere portarvi stasera anche i dati disaggregati comune per comune, purtroppo non è così, perché è una cosa che comunque fa solo la sfera regionale ed è difficile. So che qualche sindaco ha provato anche a chiedere i dati, ma non è facile avere questi comune per comune. Comunque su Nuoro ci sono 4.502 nuclei, per un numero di persone coinvolte di 8.594, e appunto il reddito medio è di 482,02. Ecco, dette queste cose, il reddito di cittadinanza è stato pensato in qualche modo per combattere la povertà assoluta. Questo non vuol dire che il reddito e la pensione di cittadinanza abbiano eliminato questo problema, anzi. Ci sono ancora forse un paio di milioni di persone che ancora vivono in povertà assoluta. Ecco, allora non bisogna tagliare il reddito di cittadinanza, bisogna fare in modo di intervenire su chi al momento non percepisce nulla. Ecco, quindi va riformato il reddito di cittadinanza e creando le condizioni anche per un maggiore controllo, perché non è pensabile che qui 1.150.000 euro vadano a persone che non hanno diritto di averlo. Il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza. Così anche per tutti gli altri. Esatto, servirebbe più controllo nazionale, che sia in grado, diciamo, di mettere a sistema tutte queste informazioni in modo tale che ciascuna pubblica amministrazione lavori sulla stessa base conoscitiva, perché è chiaro che tutte le frammentazioni istituzionali tra i vari enti rendono molto più complicata anche l'attivazione di un procedimento amministrativo poi per il recupero di somme che sono state indebitamente percepite. Che è un'impresa, anche quella è un'impresa, perché l'INPS, che peraltro, consentitemi di dirlo, anche lì, io credo che la politica è a breve, dico a Roberto perché qui e quindi anche perché sicuramente coinvolgeremo anche, come dire, i nostri rappresentanti in regione, ma non solo, anche il sistema istituzionale locale. L'INPS oggi vive una situazione da un punto di vista delle risorse umane molto precaria. Basti pensare, vi dico solo, che dal 2018 a oggi la sede di Nuoro, la sola sede di Nuoro, senza contare l'Ogliastra, perché la sede comprende anche l'Ogliastra, ha perso 50 unità. Ci sono i ditini di concorsi, ma ancora non se ne vede. La sede di Nuoro è senza medico,
titolare, perché il dottor Giocco, perché queste sono cose che io posso dire perché comunque sono chiari in chiaro, non sono segreti d'ufficio. Il dottor Giocco, non avendo i requisiti per poter essere medico titolare della sede di Nuoro, è stato trasferito alla sede di Olbia. Nonostante questo, due volte alla settimana lui si occupa della sede di Nuoro. Ma questo comporta un dilatamento dello spiego delle pratiche, tant'è che anche per quanto riguarda le richieste di domande di invalidità i tempi si stanno allungando a dismisura. Io credo che questo il territorio non lo possa assolutamente subire, e su questo Roberto occorre che ci vediamo e scendiamo in piazza, andremo a Cagliari. In ogni caso noi abbiamo già fatto il suo tempo, però i risultati, tra l'altro abbiamo due persone che lavorano nella sede di Nuoro, però lavorano per altre sedi, c'è una funzionaria che residente, la residenza di lavoro ce l'ha a Parma, però lavora a Nuoro, ma non lavora per la sede di Nuoro, lavora per la sede di Parma. Quindi io credo che queste cose non possano essere. Ecco, appunto, io dico che, tra l'altro, perché hai parlato di recupero, quei soldi che sono stati indebitamente dati, sarà un problema recuperarli. Perché spesso chi poi alla fine, quando vai a vedere bene, il rovescio della medaglia è che chi ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza alla fine ti dirà che non ha nulla, che sono nulla tenenti. In realtà non è così, però è anche difficile provarlo, e poi alla fine comunque di là dei tempi anche del recupero. L'istituto poi di previdenza sociale, impropriamente qualche volta definito così, spesso più che previdenza ha fatto assistenza, vero Piero? Esatto. Purtroppo questo non aiuta, perché poi è così alla fine, perché lo strumento è il bancomat dei vari tavoli. E da dove li prendiamo i soldi? È cassa integrazione in deroga, cassa integrazione speciale, tutto dall'INPS. Ma non può essere così, non può essere così, perché è un istituto di previdenza sociale che può avere anche la sua parte che interviene nel sociale, ma in prevalenza lo sapete tutti quanto me che in questi ultimi anni si sta prendendo più dalla parte del sociale che dalla parte della previdenza. Poi è chiaro che bisogna cambiare mentalità, quello che diceva Piero, bisogna anche uscire fuori dai confini da Zallaccanas, per dirla in sardo, e andare oltre, capire come gira il mondo e provare a inserirsi qua, perché quelli che hanno fatto esperienza fuori spesso sono tornati e qui hanno messo in piedi realtà interessanti, realtà importanti, dando anche lavoro. Io credo che questa sia la strada giusta, Elena. Bisogna cambiare mentalità, non bisogna più aspettare a braccia incrociate che piova, che qualcuno pensi a noi. Dobbiamo iniziare a pensare noi a noi stessi, perché l'altra strada non ne abbiamo. E io credo che con l'aiuto, perché guardate, in questo territorio ha tante potenzialità, dobbiamo però esserne consapevoli, perché se no non riusciremo, se continuiamo ad aspettare che passi il treno, a proposito di stazione Garibaldi, che comunque io credo che non abbiamo grandi prospettive. Se invece ci rendiamo consapevoli che comunque abbiamo tanti punti di debolezza, perché non riconoscerlo? Ce li abbiamo. Però abbiamo anche tanti punti di forza, e alcuni punti di debolezza possono essere anche tramutati in punti di forza. Ecco, io credo che con questi presupposti possiamo comunque guardare al futuro, non tanto per noi, ma anche per chi arriverà dopo di noi, per le future generazioni, anche per quei ragazzi che oggi sono in Inghilterra, noi ne conosciamo tanti, però poi possono tornare se noi creiamo le condizioni perché tornino e che possano operare nel loro territorio, nella loro terra natia. Ecco, io credo che questa sia la scommessa che tutti quanti possiamo giocare e vincere. Ecco, io sono molto convinto di questo. E chiudo dicendo ancora grazie alla stazione Garibaldi, perché è vero, non ci sono molti luoghi di incontro e di dibattito. Io ho partecipato anche agli incontri precedenti. Si impara, tanto si discute, che credo sia l'anima del buon vivere, e soprattutto c'è la possibilità anche di scambiarci quei messaggi che in qualche modo aiutano tutti a guardare anche in prospettiva con un occhio di miglior favore. Ecco, chiamiamolo così. Grazie a tutti. Questo è un luogo di confronto, di scambio, è un luogo dove finalmente si può ricominciare a parlare, e io vi ringrazio stasera per aver dato il vostro contributo al dibattito che Stazione Garibaldi vuole proporre, vuole promuovere, e vi ringrazio soprattutto per come avete affrontato il tema oggi. È un tema che, ripeto, abbiamo detto, molto delicato, molto diciamo
comunque di grande dibattito e di grande preoccupazione generale. Vi ringrazio per il rispetto con il quale avete trattato il tema, vi ringrazio anche perché finalmente siamo riusciti ad affrontarlo non con le solite strumentalizzazioni politiche che in questo momento sicuramente non servirebbero proprio a nulla. Credo piuttosto che, così come Stazione Garibaldi ha iniziato a fare e continuerà a fare, e così come abbiamo fatto questa sera, sia sempre più necessario che la politica si occupi di approfondire maggiormente i temi, in questo caso di approfondire i risultati oggettivi di questo strumento, e che si confronti seriamente sulle modalità di intervento poi da portare avanti. Senza lasciarci trascinare da quelle tifoserie da stadio che siamo abituati a sentire in piazza e che, ripeto, non servirebbero proprio a nulla. Solo un'ultima sì, cosa. Mi piace Gabriele perché è molto interattivo. Giusto per le tempistiche, diciamo, sì. di valutazione. La commissione di valutazione che è il reddito di cittadinanza, guidata dalla professoressa Saraceno, che è un'esperta di welfare, dovrebbe, diciamo, entro ottobre, quindi prima dell'avvio delle discussioni per la legge di bilancio, insomma, dare un risultato, diciamo, oggettivo dei dati legati al reddito di cittadinanza, fermo restando che gran parte dei dati risultano inquinati dal fatto che la misura del reddito di cittadinanza ha vissuto il periodo pandemico, quindi non è possibile, diciamo, in modo scientifico dire è una misura nata per creare lavoro. Quello non è dato saperlo e non sarà possibile saperlo, perché non è una misura che ha solo quella funzionalità. Quello che invece la professoressa Saraceno vuole studiare sono i limiti che dal 2019 fino al 2021 la misura del reddito di cittadinanza ha mostrato. Il primo riguarda, insomma, la rideterminazione delle soglie di equivalenza, cioè il dato della soglia di povertà, quindi il rapporto tra costo della vita ed entrate tra nord e sud, tenendo conto che sia, diciamo, nella zona del nord, tra Milano, non lo so, è un altro paese lì vicino, le soglie di equivalenza sono differenti, quindi vuole riequilibrare questo rapporto, perché dai dati attualmente presenti ci si è resi conto che la misura del reddito di cittadinanza ha penalizzato i nuclei familiari con più di un componente. Poi l'altro aspetto riguarda, insomma, il cercare di far funzionare il meccanismo della condizionalità, quindi far fuoriuscire dalla misura del reddito di cittadinanza quelle persone che, pur percependolo, non si impegnano e si attivano nella ricerca del lavoro. E l'altro aspetto è legato al funzionamento degli incentivi occupazionali, che già c'erano ma sono stati utilizzati solo per lo 0,1% delle assunzioni, cioè esisteva un incentivo per l'assunzione dei beneficiari di reddito di cittadinanza, ma è stato utilizzato per lo 0,1% perché è un meccanismo altamente burocratico di incontro tra domanda e offerta. Poi ci sarebbero, insomma, altre cose appena, da dire. Appena arriveranno i dati certi di questo studio, noi inviteremo nuovamente facciamo il secondo tempo di questo dibattito sul reddito di cittadinanza, che mi sembra che oggi abbiamo solo iniziato a toccare, e siccome c'è tanto da dire, Gabriele, sei tra i primi invitati del prossimo evento del quale parleremo di reddito di cittadinanza. Ringrazio ancora i nostri ospiti, ringrazio Piero Comandini, ringrazio Giuseppe De Sena, Gabriele Boi e Tonino Ladu per il vostro contributo, ringrazio voi qui presenti in sala e vi anticipo già che stiamo preparando il prossimo evento, che è il 29 ottobre sulle università a Nuoro. Quindi vi aspetto numerosi anche per affrontare quest'altro tema molto leggero, così come quello di oggi. Grazie a tutti.